Buon pomeriggio a tutti, ci salutiamo con un applauso, salutiamo anche gli amici che seguono attraverso la rete, i social, questo appuntamento. Ovviamente siamo ancora in una fase di uscita dal Covid, dobbiamo ancora rispettare alcuni parametri rispetto alle manifestazioni pubbliche, all'utilizzo di manifestazioni e di locali pubblici, e quindi abbiamo un po' contingentato le presenze in sala, assicurando però attraverso la diretta Facebook dapprima e poi attraverso la trasmissione di Canale 21 a tutti la possibilità di assistere e partecipare di questo passaggio storico molto importante, perché ci troviamo nella tappa di un percorso che punta decisamente alla valorizzazione di un territorio. Prima però di cominciare ad addentrarci nella scaletta, nella dinamica della serata, vorrei presentare i protagonisti di questo evento. Innanzitutto il padrone di casa, il sindaco della comunità di Acerra, Raffaele Lettieri. Grazie sindaco di averci voluto qui, grazie sindaco per aver con il suo gruppo di lavoro voluto questo importante progetto, e gratitudine enorme anche ad uno dei protagonisti della vita artistica, culturale, civile, e sottolineo civile, del nostro paese, uno tra i maggiori artisti contemporanei, che ci onora della sua presenza e ci ha onorato del suo ruolo di protagonista assoluto nel progetto e nel prodotto che di qui a qualche minuto andremo a scoprire. Signore e signori, il maestro Giancarlo Giannini. No, no. Eh beh, certo, maestro. E qui siamo pieni di energia, maestro. Grazie, grazie al maestro Giannini, che quando ho sottolineato l'aggettivo civile l'ho fatto non a caso, perché da qualche anno egli sottolinea con la sua presenza e partecipazione cose che nei territori, anche quelli un po' più periferici, abbiano anche il senso di un riscatto identitario e comunitario, e quindi ha atteso anche il tempo giusto per valutare il progetto e per decidere di aderire, e questo ci riempie ancora più di onore. Ma se io vi dico Suessola, se io domando di Suessola, beh, in questa sala più o meno tutti sanno di che cosa si tratta, ma già dall'altro capo della rete, e lo verifichiamo anche sulla timeline, sembra un nome molto strano. Eppure il luogo dove ci troviamo, la storia che oggi stiamo raccontando, comincia proprio da Suessola. Cominciamo a scoprirne un po' di più. L'ho sentito nominare, però non lo so che posto è. Non... Vivo qui da poco, però non ho mai sentito. No. Sinceramente, vagamente forse sì, ma con certezza non so neanche di cosa si tratta, sinceramente. Sì, qualche volta l'ho studiato, non me la devo dimenticare. Sì, qualche volta l'ho studiato, su Essola. Zona... Centro storico. No. No, Casina Spinelli, sì. Deve essere un vecchio borgo di Acerra o qualcosa di comunque che fa parte del passato, sicuramente. Sì, ci sono dei resti... Dei resti antichi. Io personalmente no, poi il resto degli abitanti non so se conoscono. Ne ho sentito parlare, però una sola volta sono andato, se non era, sono degli... una città antica di Acerra. No, io non lo conosco. Sinceramente non l'ho mai vista. L'ho visto, ma non lo ricordo neanche, perché con la scuola sono andata. L'ho letto, però adesso in questo momento non me la ricordo, perché purtroppo studio tante cose, qualcosa me la dimentico, qualcosa me la ricordo. Beh, avete visto insomma le risposte? Intanto sì, con i complimenti, i tuoi abitanti, qualcuno ha fatto uno scappellamento con Antani degno del miglior Ugo Tognazzi, sembrava di essere in una scena di Amici atto primo, e proprio questo grande patrimonio comincia oggi a diventare un sistema. Prima di vedere naturalmente il docufilm e di dare la parola al sindaco e al maestro Giannini, abbiamo due giovanissimi protagonisti di questa storia di rinascita, Valentina Ruggero e Mario Amelia, che avranno la responsabilità da giovanissimi direttori di coordinare alcuni luoghi dove
alcuni reperti, alcuni pezzi di storia diventeranno finalmente fruibili, come avremo modo di verificare intorno alle 17.30, 17.45, quando andremo ad inaugurare una prima sala. Allora volevo subito coinvolgere Valentina, insomma. Valentina, rompi un po' tu il ghiaccio, di che cosa ti occuperai, quale sarà la parte di tua competenza in questo progetto. Intanto ci complimentiamo per la tua competenza e per la tua giovanissima età. Innanzitutto buonasera a tutti, io mi occupo in questo caso del Parco Urbano Antica Città di Suessola e voglio dire innanzitutto, voglio partire da questo doc film che abbiamo realizzato, che diciamo testimonia l'impegno a stimolare la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio che abbiamo ad Acerra, perché molti di noi sono solo consapevoli delle potenzialità che c'è ad Acerra, però in realtà non abbiamo la conoscenza, non sappiamo effettivamente quali sono queste ricchezze di cui vanta la città di Acerra. E quindi in questo caso anche io sono un esempio di questo tipo di acerrano, perché nemmeno io sapevo dell'esistenza fino a pochi mesi fa che ad Acerra ci fosse un parco urbano chiamato Antica Città di Suessola e che fosse anche riconosciuto dalla regione Campania e quindi di interesse regionale. Valentina, che modello di fruizione avete immaginato? Perché quando dici parco urbano io penso a qualcosa in cui insistano diverse funzioni e quindi chiaramente la scoperta del passato attraverso l'emergenza dei ruderi e delle tracce storiche, ma anche la fruizione di alcuni luoghi che hanno fatto la storia, mulini, casini di caccia e masserie. Sì, sicuramente, infatti con questo vogliamo dimostrare che bisogna ripartire da una ricerca delle radici e quindi riconoscersi nella storia della propria città per poter realizzare anche il futuro di questa città, che è un futuro nemmeno tanto lontano, perché infatti vediamo anche nel docufilm che ci sono delle cose che sono state realizzate, altre che saranno realizzate, altre che sono in corso d'opera, in modo tale da proiettare anche gli stessi cittadini in un'ottica di tutela e di fruizione diversa del territorio, di valorizzazione, perché anche in questo caso un bene si può conservare solo se viene vissuto. Però per poter essere vissuto in modo tale che questo bene duri è opportuno anche che se ne conosca il valore di questo bene, che non tutti conoscono. Molto bene, dunque il passato come elemento fondamentale dell'identità comunitaria ma anche come prospettiva verso il futuro, con importanti poi ricadute occupazionali ed economiche, ma su questo ovviamente sarà il sindaco a dire in modo approfondito. Chiederei proprio a Mario Amelia, anche a lui, un tweet, uno spot su quello che invece succede poi in questo palazzo, che assume sempre più una caratteristica multifunzionale che ben vedremo raccontata nel docufilm. Allora, innanzitutto grazie per i giovanissimi, almeno per quanto mi riguarda. Beh, sì, dai. Grazie. Buonasera a tutti, sarò brevissimo perché ha detto già molto la collega. Per una felice intuizione dell'amministrazione comunale, noi oggi celebriamo il docufilm che presentiamo a tutti, ma fra una mezz'ora, insomma, su di lì, adesso non ricordo che ora, ci sarà l'inaugurazione e l'anteprima della prima sala del nostro museo di archeologia e storia di Suessola e di Acerra. Insomma, quindi una vicenda lunga, 40 anni, che per una felice intuizione dell'amministrazione comunale, e lo dico non perché c'è il sindaco, ma perché ci ha lavorato 10 anni su questa idea, si sta realizzando. Quindi dopo chi vuol rimanere potrà fruire anche di questo. Bene. E mi taccio. Di solito nelle manifestazioni si metteva alla fine seguirà rinfresco, invece qui seguirà rinfresco ma dello spirito, non dell'arte, non della gastronomia, che con questo caldo poi tutto sommato non è un male. Allora, questo docufilm comincia un po' ad incuriosirmi. Voi sapete che quando si realizza un'opera complessa, perché poi è stato appunto un docufilm, quindi ha caratteristiche del documentario, del reportage televisivo, ma anche proprio del film vero e proprio, con degli attori molto bravi, questo poi lo giudicherete voi, può capitare anche qualcosa di insolito. Non dico incidenti, ma insomma. Alessandro, a te la linea. Là.
e bravo. Veicolavano i valori della Virtus romana e per questo il teatro romano. Ed era questo il backstage, eh? Avete visto insomma quanto lavoro, quanto impegno. Tra l'altro voglio ringraziare tutto lo staff, team del Comune di Acerra, delle società partecipate che hanno dato una mano davvero molto importante, vedo anche la Polizia Municipale è in sala ed è stata davvero un'opera collettiva. Ci avviciniamo al momento della proiezione, ma prima doverosamente, anche per aiutarci a comprendere meglio come questo docufilm Sindaco si inserisce nel progetto più generale di Acerra, ci piace ascoltare le sue valutazioni e le sue considerazioni. A lei la parola. Buonasera a tutti, è con piacere e soddisfazione che presentiamo questo lavoro. Questo lavoro che è l'epilogo di 10 anni di attività volta a valorizzare i beni culturali della città, a valorizzare la storia di Acerra, a legare il cittadino alla propria identità. Acerra è una città importante, tanti cittadini lo sanno, però come abbiamo visto da backstage ci sono tanti cittadini che danno ancora risposte evasive. Ebbene, questo docufilm ha l'obiettivo di far sì che quelle risposte non si debbano più ascoltare, perché una città importante come Acerra non si può consentire di avere cittadini che non conoscono la propria identità, la propria storia, la propria cultura, perché noi abbiamo una storia, una cultura da rivendicare e da sbandierare con orgoglio. E allora è proprio per questo che abbiamo fatto questo lavoro. Ringrazio tutti coloro che stanno qui alla conferenza stampa. Oggi abbiamo inteso invitare i protagonisti di questo docufilm e chiaramente non potevamo che immaginare la voce narrante del maestro Giannini, che valorizza tutto il lavoro fatto. Dicevo prima, 10 anni di attività volta a valorizzare il castello, volta a bonificare alcuni suoli che ricadono all'interno del parco urbano antica città di Suessola, volta a valorizzare quello che è il castello e le strade perimetrali dello stesso castello, volto alla realizzazione di altri musei che saranno qui all'interno del castello. E come tutti quanti sapete, da qui a qualche ora, grazie al grande lavoro fatto dalla sovrintendenza, che fortemente ha voluto l'apertura di una sala del museo archeologico, finalmente oggi apriremo anche una sala del museo archeologico. Tutto questo con la prospettiva di avviare il famoso volano dell'economia che si fonda sulla cultura, perché riteniamo, diciamo, l'amministrazione ha sempre inteso puntare su quella valorizzazione del territorio a lungo termine, perché chiaramente valorizzare il castello e dare una prospettiva culturale è una valorizzazione che a lungo termine porta i risultati, è una valorizzazione sana ed è quell'economia che dà la certezza agli imprenditori del territorio di poter investire, perché non è quell'attività commerciale che si esaurisce dopo qualche anno e che cambia, mentre diventa, anche se a fatica, diventa attrattiva. Allora c'è stata, diciamo, una convergenza di attività
che si è posta in essere su ogni settore della pubblica amministrazione, sia da parte dei lavori pubblici che abbiamo puntato sulla riqualificazione delle aree, da parte del settore cultura che ha lavorato per la valorizzazione dei beni e per l'arrivo dei reperti archeologici, per il settore ambiente che ha puntato sulla riqualificazione ambientale delle aree all'interno del parco archeologico, e abbiamo inteso coccolare la nostra storia, coccolare il nostro presente, ma soprattutto coltivare un sogno, il nostro sogno, quello di valorizzare e di dare una prospettiva che troverete all'interno del docufilm, cioè troverete la storia, parte del presente, ma anche la prospettiva del futuro. E quindi abbiamo segnato una rotta che dovrà essere affascinante per il territorio, e la politica si dovrà misurare su queste prospettive. La politica di sviluppo di un territorio, quando il cittadino diventa consapevole della prospettiva di sviluppo, poi comincerà ad essere esigente rispetto a chi ha in animo di governare una città e, appunto, chiederà di misurarsi con questi obiettivi che noi riteniamo strategici e qualificanti per il nostro territorio. Grazie. Grazie di cuore. Grazie di cuore al sindaco Raffaele Lettieri. Siamo pronti per la proiezione del filmato. Prima però vorrei chiedere qualche rapida considerazione anche al maestro Giancarlo Giannini, che, ripeto, ha voluto prendere il tempo giusto anche per valutare il progetto. Ha voluto leggere naturalmente la scenografia, la sceneggiatura, i contenuti, e devo dire che ha aderito con grande entusiasmo. Mi piace ricordare, maestro, un'iniziativa che qualche anno fa abbiamo celebrato nel segno di Leopardi a Torre del Greco, e in quella circostanza ebbi modo di apprezzare il suo amore per la Campania, per una terra meravigliosa ma troppe volte negletta e bistrattata, e credo che nella sua adesione a questo progetto ci sia un ulteriore atto di amore, in questo caso per Acerra, una città davvero meravigliosa e ricca di storia. Ho visto giusto? Hai visto giustissimo, giusto, giusto. Questo amore per la campagna, io non sono campano, sono ligure, ma ho vissuto a Napoli dagli 8 ai 19 anni, mi sono diplomato a Napoli elettronico in una scuola meravigliosa che era Alessandro Volta, dove lì ricordo un grande professore che era addirittura professore di fisica e di elettronica, il compagno di banco di Enrico Fermi. Quindi allora avevamo dei maestri straordinari, adesso abbiamo dei sindaci come lui, vabbè, insomma, comunque è più bravo lui a parlare di te, eh? Documentario. Devo dire che 5 anni fa io feci un'altra cosa qui proprio per Acerra, no? Una cosa simile. Questo che abbiamo fatto adesso, abbiamo, sì, mi inserisco anche perché il mio compito poi è molto semplice, io faccio soltanto il narratore, però devo dire che ho assistito alle immagini che spero vediamo dopo, no? Questo è quello che ha annunciato, che è stato fatto con grande amore, grande professionalità. Cioè, devo dire che è molto bello da vedere, e spero che aiuti anche questa terra che è stata spesso bistrattata. Ricordavo prima i pomodori che io mangiavo quando ero piccolo, che venivano proprio da qua, quelli che dicevano che erano cose, pieni di cose. Di che cosa c'erano quei pomodori là? Tutta roba buona. Non sono mai stato male. Le pomarole che mi faceva mia madre con questi pomodori mi hanno fatto stare benissimo. Poi quando sono nati i miei figli a Roma, eccetera, chi c'aveva le allergie, il mal di testa, io non ho mai fatto una assenza a scuola, proprio mangiando questi pomodori. Purtroppo adesso non ci stanno più, e quei sapori lì non li ritrovo più. Magari sono pieno di radiazioni, di cose, meglio, mi hanno fatto star bene. Comunque spero che questo documentario aiuti questa meravigliosa terra, perché veramente Acerra è proprio bella, e poi la vedrete nelle cose. L'ho scoperta anch'io, ma che è sta cosa? Io posso mandare, non lo so neanche io. E invece no, e nel documentario insomma viene accentuato tutto ciò che di bello, non solo di quello che si è fatto, ma anche di quello che si farà. E poi, che è? So io? No.
Sì, la preghiera di spegnere i silenziali cellulari. E anzi, qui mi hanno detto che si inaugurerà un museo virtuale, una cosa molto curiosa addirittura, così, con particolare, perché non è che ce ne sono tanti. Credo che non ci siano neanche molti in Italia, sì, forse nel nord c'è qualcosa, però sono bellissimi. E poi qui ci sarà anche la scuola di musica, che è importante unire la musica. Ho detto, ma quelli che vanno via, li mandate via? No, no, rimarranno qui, che è importante. Musica, arte, insomma, bellezza. È sempre qualcosa che dà un alimento alla nostra anima. Oh, che bello. Va bene, quindi rimandiamo tutto. Volevo chiederle di Pulcinella. Pulcinella. Il rapporto con... Pulcinella. No, io purtroppo non ho mai recitato Pulcinella, però l'ho visto fare da tantissimi attori. L'ho visto fare da Edoardo e soprattutto da Massimo Troisi, che è un grande amico. E, quindi poi è nato proprio qua a Cerra questo Pulcinella, Pepito mi sembra, no? Sì, esatto. La cosa, grande attore, e quindi vedi come tutto sempre quadra. E, che volete sapere di Pulcinella? Sì, il suo rapporto appunto con questa su questa umanità profonda. Insomma, è una maschera straordinaria, a parte il fatto che io amo Napoli e amo la lingua napoletana, perché è la più bella del mondo secondo me, e quindi posso non amare Pulcinella, quello che si mette gli spaghetti nella tasca della giacca per mangiarseli dopo, non si può non amare quel personaggio meraviglioso. E quindi, ma ne parleremo nel documentario, anzi hai fatto molto bene quel pezzetto, diversi pezzi di Pulcinella, ma che dici Pulcinella tu? E niente, lo vedremo dopo. Quindi sono molto contento di essere qui tra voi. Oggi fa molto caldo, però in questo museo c'è il fresco, quindi si può visitare facilmente in futuro. Una considerazione finale, Minai Maestro, lasciamo l'applauso, per carità. Qui ad Acerra è in atto ormai da appunto un decennio una rivoluzione, e una delle frasi che sempre mi colpiscono molto è che certamente la bellezza da sola non fa la rivoluzione, ma prima o poi la rivoluzione avrà bisogno della bellezza. Io credo che siamo giunti al Kairos, cioè al momento giusto in cui tutto questo lavoro può finalmente diventare sistema, perché una delle criticità che spesso abbiamo nel nostro paese e nel sud in particolare, Maestro, è proprio quello che non sappiamo fare sistema. Prevalgono gli egoismi, prevalgono le fazioni. Lei pensa che una nuova stagione sia possibile da questo punto di vista? E cosa ci vuole per far sì che la bellezza diventi davvero qualcosa che cambia la vita di ciascuno di tutti noi? Beh, guarda, la bellezza è sempre stato qualcosa di difficile da capire e da insegnare, purtroppo, e ancora adesso si pensa che tutto ciò che è artistico, quindi la luce che ci arriva dalla bellezza, che può essere la poesia, che può essere la scultura, che può essere il cinema, il teatro, le cose, ancora è difficile da poter far capire quanto, quello che ho detto prima, è un alimento fondamentale per la nostra anima, la nostra vita. Quindi ci vorranno ancora molti sforzi che noi dobbiamo fare per andare avanti e proseguire su questa strada. Questo esempio di ricostruzione di questo documentario, che racconta pezzi di bellezza di questo paese, penso che sia un qualcosa che aiuti. Forse bisognerebbe farne di più, bisognerebbe insistere di più, bisogna insegnare di più a scuola che cos'è il bello, la bellezza, che non è così difficile, sapete, basta tornare indietro, trovare le cose più semplici, e dalle cose più semplici si riesce a costruire e a portare la fantasia in cose migliori e a istruire e a far crescere noi stessi. È difficile, quindi non posso dire che sarà facile, dico che sarà difficile, che bisogna continuare a insistere su questo tema, perché il tema della bellezza poi è il tema dell'amore, il tema della conoscenza, insomma è quello che ci ha insegnato da Platone, Aristotele, quella cosa là. La conoscenza e soprattutto la comunicazione. Questo tema di questo documentario è un tema di comunicazione, di far conoscere. D'altronde è un tema filosofico. L'amore per la conoscenza, no? La filosofia. E qui anche questo documentario servirà a quello. Speriamo in modo molto positivo. Grazie, grazie con tutto il cuore
al maestro Giancarlo Giannini, che ha impreziosito il nostro lavoro. Io quando raccontavo di che cosa stavo facendo, sì, riscuotevo una certa attenzione, però siccome non avevamo avuto ancora l'ufficialità della partecipazione del maestro Giannini, sì, i commenti erano cordiali. Appena dicevi "e poi c'è Giancarlo Giannini", ah, caspita, cioè nel senso che la sola indicazione del brand Giancarlo Giannini diceva la qualità alta del prodotto. Il tempo delle parole è finito, la regia è pronta, credo che dobbiamo abbassare anche le luci in sala. Sindaco, maestro, credo che voi possiate accomodarvi lì, forse in prima fila, così potete vedere meglio il video, o anche se anche da qui si vede abbastanza bene, e possiamo dare il video alla proiezione, che dura circa 25 minuti. Vi prego di spegnere o di silenziare i vostri apparecchi telefonici. Grazie. Sapete voi. Gente, già c'era un paese per Lucianella, ma voi, popolo acerrano, conoscete la storia di questo paese? No? E allora, se ha voluto conoscere, venite appresso a me e soprattutto trasitere in due castelle dei conti e cercate un Lucianella che non parla, un Lucianella muto. Trasite, andate, trasite. Acerra ha una storia bimillenaria. La zona è stata abitata fin dalla preistoria a causa dell'abbondanza di fiumi e sorgenti indispensabili per l'insediamento e la vita della popolazione. Il nostro viaggio inizia dal centro della città e dal complesso monumentale del Castello dei Conti di Acerra, che sorge sui resti di un antico teatro di epoca romana. Il Castello dei Conti di Acerra è posto ai margini del centro storico della città ed è stato edificato su un precedente nucleo longobardo del IX secolo d.C., distrutto da Bono, duca e console di Napoli, tra l'832 e l'834 d.C. Tanti sono stati i personaggi storici che hanno legato le loro gesta al castello. Nel 1251 vi dimorò, tra gli altri, Manfredi, figlio naturale di Federico di Svevia. Il castello è circondato da alte mura di cinta e dall'antico fossato sul quale si erge un ponte a due piloni che conduce alla porta d'ingresso. Il castello era difficile da espugnare, nonostante ciò fu oggetto di numerosi e feroci attacchi, compreso quello mosso da Alfonso d'Aragona, che voleva conquistare Acerra, ma trovò una resistenza molto ben organizzata. Doveva essere bello essere una castellana, partecipare alle feste nei grandi saloni. Negli anni divenne una delle dimore di Federico d'Aragona, che lo dotò di un giardino rigoglioso ed accogliente, perdendo il suo ruolo di difesa militare. Il castello divenne un nobile palazzo, residenza per brevi periodi dell'anno dei conti di Acerra. Nel 1925 l'amministrazione comunale acquistò il castello dal conte Carlo Spinelli.
Successivamente, nel 1995, si decise di trasferire la sede comunale in una sede più funzionale e così il castello divenne sede della biblioteca e di vari musei. Una leggenda popolare narra che tra le antiche mura del castello vaghi il fantasma di un castellano morto. Nel silenzio della notte strani rumori e cigolii sembrano provenire dal secondo piano e in particolare dalla porta che immette al cortile. Brividi ed emozioni scatenate dalla fantasia e dal ricordo di una vita che si svolgeva tra queste mura in maniera molto diversa dalla nostra. A difesa della porta d'ingresso si eleva un'imponente torre semicircolare con feritoie dalle quali si calavano le sentinelle in caso di attacco nemico. Nel mese di maggio ad Acerra si svolge una rievocazione storica che ricorda i fatti avvenuti nell'anno 1421, quando, durante la guerra tra Luigi III, alleato del Papa, e la regina del Regno di Napoli, Giovanna II, il sovrano aragonese, alla testa di un poderoso esercito, sottopose gli acerrani ad un lungo assedio. Il castello è dotato anche di un ampio cortile centrale, delimitato a nord da un muro a forma semicircolare. Nel cortile si trovava anche l'accesso alle antiche scuderie. Guardate là! Cercato un lucinello muto! Bravi, questi acerrani curiosi, bravi! Isso non gente e non parla, è muto! E per questo, cari miei signori, non vi può dire che il primo piano del castello potete sapere tutto di un capo un piatto di maccarone per pigliare fine e mazzata! Andate a bere! Mi raccomando, il primo piano del castello! Andate a bere! Il museo di Pulcinella racconta la storia di questa maschera simbolica della commedia dell'arte, la cui origine si può far risalire al tempo delle favole atellane, al secolo IV avanti Cristo, e al personaggio di Macus, protagonista delle atellane romane. Le atellane erano un tipo di spettacolo molto popolare nell'antica Roma, e Macus era un servitore dal naso lungo e dalla faccia bitorzoluta, con guance grosse, ventre prominente, coperto da una camicia larga e bianca. La maschera, come la conosciamo noi, fu ideata da Cerra dall'attore capuano Silvio Fiorillo nei primi anni del Seicento, ma il suo costume moderno nacque da un'idea di Antonio Petito nell'Ottocento. Pulcinella ha un'insaziabile voracità ed è sempre alla ricerca di cibo. Pigro, ironico, sfrontato, cerca di sopravvivere all'avarizia e alla prepotenza di ricchi e potenti. In questa sezione del museo sono raccolti ed esposti documenti originali riferiti alla tradizione popolare, letteraria e teatrale di tutte le epoche storiche su Pulcinella, insieme a costumi, maschere e foto di attori che hanno interpretato Pulcinella. A cominciare da Antonio Petito, Totonno o Pazzo, come era soprannominato per il suo carattere irruento e nervoso. Era nato nel 1822 da due attori ed era cresciuto negli ambienti teatrali. Fu proprio il padre, riconosciuto il suo talento, a consegnargli una sera sul palco la maschera di Pulcinella, amatissima dal popolo. Tanti attori hanno indossato i panni e la maschera di Pulcinella. Uno dei più amati e ricordati è certamente Massimo Troisi. Ricordo quando il grande Massimo Troisi recitava la parte di Pulcinella. Faceva una smorfia allegra e triste allo stesso tempo. Nel museo sono esposte anche ricostruzioni di un gabbiotto teatrale da piazza del 1600 e per i più piccoli un divertente teatrino delle guarratelle napoletane. Ma chi può essere il personaggio principale? Bambini, volevo chiedervi una cosa. Avete visto Pulcinella? Ha un cappello sempre storto, c'ha un brutto nasone curvo. Pulcinella?
Pulcinella, vieni subito qua. Vieni subito qua. Ti sei mangiato il mio piatto di pasta, vero? Ti sei mangiato il mio piatto di pasta, adesso ti riempio di botte. Vieni, non scappare. Dove vai? Vieni qua. E voi, che ci fate ancora lì? Andate giù al primo piano e andate a cercare l'ago. Ma non nel paiaio, andate! Pulcina, vieni qua che ti devo riempire di botte, vieni! Vieni! La terra di questa città è sempre stata fertile e generosa con chi l'ha saputa rispettare. Nelle sale del museo dedicate alla civiltà contadina sono conservati antichi attrezzi agricoli usati dai contadini nel corso dei secoli per coltivare la terra. Aratri consumati dall'uso, vanghe e zappe che hanno visto la fatica di intere generazioni di contadini e cerrani. Questi attrezzi ricordano la fatica dei campi, la tenacia dei contadini, ma anche l'abilità degli artigiani che li preparavano. Tutto fatto con le mani ed il cuore, attraverso una sapienza millenaria che si tramanda di generazione in generazione. Anche il poeta romano Publio Virgilio Marone cita Acerra nel secondo libro delle Georgiche, Vacuis Acerris, a causa delle frequenti inondazioni provocate dal fiume Clanio. Voluta dal Centro di Cultura Acerra Nostra nel 1992, il Museo della Civiltà Contadina di Acerra è molto diverso da tanti che sorgono in Italia, perché vuole raccogliere non solo materiali ed utensili, ma soprattutto l'anima e la cultura contadina della terra di lavoro, cioè l'antica Liguria dell'epoca romana, identificata in passato come Campagna Felix e comprendente anche parte del Latium adiectum e del Sannio, e poi suddivisa tra le attuali regioni di Campania, Lazio e Molise. Nelle sale del Museo Contadino sono raccolti, accanto agli strumenti di lavoro agricolo, anche le ricostruzioni degli ambienti domestici in cui si svolgeva la maggior parte della vita quotidiana delle famiglie e dove, in particolare, le donne si occupavano di provvedere ai pasti dei lavoratori. Un monumentale forno ed una cucina in muratura molto ben conservata documentano il rito della panificazione e la preparazione degli alimenti per sfamare le numerose famiglie contadine. Che fatica facevano le donne a quei tempi per sfamare tutta la famiglia. Per fortuna i tempi sono cambiati. Però il pane qualche volta lo preparo anche io. Le donne, nei momenti di riposo e di pausa dalle fatiche contadine, amavano chiacchierare, fare qualche pettegolezzo, dilettarsi in fini ricami a mano. Uno dei ricami più popolari si chiamava appunto chiacchierino. Oggi sono due ricere. La storia non la commenge qua, ma più abbascia. Sì, sì. Rinde scandinato. Ma chi lo sa se è vero? Il Castello dei Conti sorge sui resti di un teatro romano, come testimoniano le strutture murarie dell'epoca in opus reticolatum e opus listatum, visibili nel sottosuolo del castello nel Museo dell'Archeologia e Storia del Territorio. Il teatro in epoca romana non era soltanto preposto allo spettacolo. Le rappresentazioni avevano anche un'importante funzione sociale. Radunavano la popolazione, consolidavano il potere e il consenso dei potenti, veicolavano i valori della virtus romana. Per questo il teatro romano era costruito sempre in posizioni centrali e privilegiate. Per questa ragione, sovente, nell'evoluzione storica ed urbanistica delle comunità locali, gli edifici principali successivi erano edificati sopra o nella zona dei resti del teatro, utilizzandone anche parti nobili sopravvissute alla rovina.
Nel Museo dell'Archeologia e Storia del Territorio sono in esposizione alcuni reperti del periodo storico compreso tra il IX e il III secolo a.C., emersi dagli scavi archeologici eseguiti nella zona e che hanno riportato alla luce vasi, monili preziosi ed utensili che appartengono alla collezione Spinelli custodita presso il Museo Archeologico di Napoli. Questi reperti testimoniano la raffinatezza della civiltà cerrana nel corso dello svolgersi dei secoli. L'abbondanza di acque, le terre rigogliose, la posizione geografica hanno reso ambito questo territorio ed importante questa comunità che oggi sta costruendo, partendo dal glorioso passato, un futuro più prosperoso. Prego, signori, prego, l'uscita è da questa parte, prego. Avete visto quanta cosa bella ci stanno la città su Essel? Non sapete dove sta la città su Essel? E già te la domanda la finestra del futuro. Andate, signori, da questa parte, pure voi là, che fate, signori? In alcune sale del castello si sta realizzando un moderno museo virtuale che consente di fare un percorso interattivo del passato grazie a un sistema multimediale all'avanguardia. Sarà possibile visitare in modo estremamente realistico gli ambienti del castello e riviverne la storia utilizzando anche il proprio smartphone. Che forte! Basta inquadrare il QR code per iniziare un viaggio nel tempo. Ricostruzioni scenografiche, interfacce visuali riportano in vita personaggi, gli eventi e lo splendore dell'antica civiltà di Acerra e dei suoi conti. Tutto ha un inizio. Cercate il legno parlante nel mulino all'acqua. Andate per 5 km verso nord. Suessola fu un'antica città della Campania di origine etrusca. Distrutta dai saraceni e nel tempo fu soggetta ad un costante ed inesorabile declino. Era ubicata nella parte nord-orientale del comune di Acerra. Dal Castello dei Conti è possibile arrivarci anche noleggiando delle biciclette elettriche. In questo modo si può sicuramente apprezzare meglio la natura e le bellezze di questo luogo, riscoperto solo nella seconda metà del 1800. Una porzione di territorio pregiato che, grazie ai programmi in corso, vivrà una stagione di bonifica ambientale, recupero urbanistico, attivazione di attività variegate di tipo naturalistico, turistico, enogastronomico, storico, culturale e artistico. Imponenti piante di fichi d'India costeggiano fitte come un muro via Lenza che porta fino alla masseria Schiavone. Ricordo quando mio nonno diceva che i fichi d'India sono l'ananas dei poveri. Era gente felice con poco. Sono buonissimi, ma devi stare attento a non pungerti. Sono come la vita. La masseria Schiavone diventerà la struttura di accoglienza per i visitatori del parco urbano dell'antica città di Suessola. Nella masseria saranno anche esposti i prodotti tipici dell'agricoltura locale, una filiera corta biologica, ecosostenibile e gustosa. All'interno della masseria è celata anche una piccola chiesa sconsacrata. Proseguendo il viaggio, si attraversa il 600° ponte della Forcina e si passa vicino alle sponde del fiume Gorgone, tra alberi e arbusti, edere e piante disintossicanti del suolo. Il programma di recupero ambientale trasformerà questa zona in un paradiso ecologico aperto a tutti. Sarà possibile immergersi nella natura, praticare sana attività fisica all'aria aperta, fare una passeggiata a cavallo, rilassarsi lontano dal caos cittadino. E sarà anche possibile vedere come la potenza dell'acqua riusciva a muovere le macine di un antico mulino che oggi è solo un rudere, ma verrà recuperato e rivalorizzato interamente. L'energia idraulica fu utilizzata per la prima volta nella movimentazione delle macine per la frantumazione dei cereali nel secondo millennio, dopo che per secoli tale operazione era stata compiuta sfruttando la forza muscolare di animali o uomini. Il grande mulino all'acqua aveva anticamente tre pesanti macine, ognuna delle quali formata da due palmenti,
uno fisso e l'altro rotante, usato per macinare i cereali. Il lavoro del mugnaio era duro, iniziava alle 4 del mattino e terminava la sera tardi. Cercate il legno parlante nel mulino all'acqua. Andate alla sorgente del fiume. Lì dove tutto ha inizio. Le acque sorgive, celebri fin dall'antichità per le loro proprietà curative, venivano convogliate nei famosi fusari, delle vasche usate per la macerazione della canapa, storica produzione dell'aria, per alimentare il mulino o per accumulare riserve d'acqua. Una risorsa preziosa ieri come oggi e ancora di più domani. Le sorgenti minerali del fiume Riullo hanno fortemente inciso sul paesaggio e la vita del territorio. Che strana decorazione. Chissà una volta cosa c'era in questo posto. Nei pressi della sorgente sono conservati anche i resti di un antico santuario, probabilmente dedicato ad una divinità protettrice delle acque. Spa non è un termine inglese, come qualcuno potrebbe credere. La sigla Salus per Aquam indica quanti romani avessero compreso l'importanza del ciclo delle acque per la grandezza di una città e di un territorio. Acque preziose per la vita, l'agricoltura, il lavoro. Bravi! Bravi questi acerrani curiosi! È qui che inizia una delle storie, ma c'è ancora un'altra parte da scoprire, la più bella, la più antica, la più emozionante. Andate e cercate la casina Spinelli e soprattutto, signori miei, aprite bene le orecchie, aprite bene le orecchie, andate, andate, cercate la casina Spinelli, aprite bene le orecchie, andate. La casina Spinelli è il cuore del parco urbano dell'antica città di Suessola. Venne edificata dal conte Ferdinando de Cardenas. Nelle vicinanze furono anche costruite le casine di caccia, utilizzate durante i periodi invernali anche dai sovrani di Napoli durante le battute di caccia, uno dei divertimenti preferiti del re e di tutta la sua corte. Si sparava ai poveri animali tra banchetti, feste e balli. Oggi, per fortuna, gli animali finiscono soltanto nel mirino delle fotocamere. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la villa venne requisita prima dal comando aereo tedesco e poi da un reparto di truppe dell'armata anglo-americana. Molti mobili pregiati furono bruciati dai soldati nelle stufe da cucina. I vasi e i monili rimasero sparsi sui paviventi. L'antica città, distrutta nel IX secolo dai saraceni e sommersa dalle paludi, è stata ritrovata a partire dal 1872. Ed è qui che sono stati ritrovati molti degli oggetti della collezione Spinelli risalenti all'Etrusca Suessola. Oggi ne vediamo soltanto i ruderi, ma sono pietre parlanti, ricche di storia. Una voce che attraversa i secoli e che possiamo ancora ascoltare. Una voce che ci parla di fatica e bellezza, di amore per la natura e di cose fatte bene. La città di Acerra è da secoli un luogo di delizie e piaceri della vita. Una comunità ricca di storia gloriosa ed opportunità future per la sua posizione geografica strategica, per l'abbondanza di risorse naturali e per la genialità.
Bravi, bravi, bravi. Che bello, eh? Devo dire che, insomma, direbbe Totò, il povero uomo se l'è cavato. Un grande applauso ad Alessandro Corrado, che è il regista di questa bella operazione. C'è Ilaria, la sua assistente. I quattro attori principali si alzano, così vi facciamo un bel applauso. Sono in sala, eccoli lì. Ecco. Magari venite un attimo qui davanti, così siete anche in favore. Venite un secondo, non è previsto, scusami Alessandro, però così nel frattempo ci accomodiamo. Schieratevi a plotone, così vi vedono anche sul Facebook, sul libro. Io credo sia nato anche qualcosa di tenero tra i protagonisti. La signora smentisce, ma quello insiste, e quello insiste. Bravi, bravi, grazie, potete guadagnare. Si sono prestati e devo dire che sono stati molto bravi. La ragazzina nel frattempo ha cambiato anche taglio di capelli con il permesso del regista, e proseguiamo per andare rapidamente a concludere questa parte di conferenze e di presentazione, per andare poi ad ammirare da vicino la nuova sala che andremo a inaugurare. Quindi prego la dottoressa Teresa Elena 54, sovrintendente dell'archeologica, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Napoli, di prendere posto, così come la dottoressa Daniela Giampaola, sovrintendente archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli. Sì, abbiamo previsto una sedia qui e dovrebbe esserci una sedia anche da questo lato, perdonatemi, perché nel frattempo anche il sindaco e il maestro Giannini tornano in postazione. Esatto, quella sedia, dottoressa Ciampaglia, da quest'altro lato. Secondo solo dobbiamo portare delle immagini. Sì, va benissimo. L'unica cosa, se toglie la sedia, la borsa dalla sedia, cioè la famosa pendrive. Ecco qui, e abbiamo, grazie della vostra presenza. Mario, perdonami, tu sei il più prossimo, togliamo anche questo, ecco, esatto. Beh, che devo dire, c'è un centrino ricamato che è delizioso, devo dire la verità, Amelia, si tratta maestro, se vuole riaccomodarsi con noi, così poi ascolteremo un suo saluto anche finale. E nel frattempo vogliamo cominciare a sentire la dottoressa Giampaola prima che lei monti? No, va bene, e allora c'è una sequenza, allora attendiamo un attimo che venga caricato il materiale con la penna USB, prego. Sì, credo che stiano per darle anche un microfono, gli diamo un gelato, esatto, perfetto. Ecco. E allora, vi dicevamo, per la felice intuizione del sindaco, perché noi avevamo immaginato in verità un'altra dinamica di questa presentazione, si è deciso di unire le due cose, ma perciò è il sindaco. Cioè, voglio dire, perché lui vede cose che noi non avremmo immaginato, e quindi è molto bello passare poi dal docufilm in cui vengono raccontate alcune cose alla visione poi diretta di questi capolavori che in gran parte poi avete sentito parlare della donazione Spinelli, sono custoditi nel Museo Archeologico di Napoli, ma che pian piano un po' torneranno da Cerre e un po' diventeranno un patrimonio collettivo, perché oggi i beni culturali sono dinamici ed è spesso possibile ammirarli anche in contesti e situazioni diverse. Credo, Alessandro, che possiamo allora dare la parola, così io con questo intrattenimento ho dato modo di sistemare anche gli aspetti tecnici. Dottoressa 54, prego. Sì, buonasera. Ok, buonasera a tutti, sono, signor sindaco, veramente molto lieta di essere qua stasera, perché è un'occasione importante, però, una tappa simbolica, ma è una prima tappa verso il completamento del Museo Archeologico di Acerra, sul quale si sta lavorando veramente da tantissimo tempo, da oltre 20 anni credo, un progetto che poi abbiamo con grande volontà voluto, che oggi vede appunto una sua prima conclusione. È un traguardo che ha alla base decenni di lavoro sul campo, decenni di impegno della sovrintendenza e dei suoi funzionari, prima fra tutti la dottoressa Daniela Giampaola, un lavoro che ha portato a chiarire la storia di questo territorio che è un territorio che ha ben due città antiche, Suessola e Acerra. E allora andiamo avanti, facciamo vedere un attimo le immagini di questo museo. Ecco, nel territorio di Acerra ci sono, dicevamo, due città antiche che hanno una storia molto diversa tra di loro. Suessola, che nasce nell'età del ferro, andiamo alla prossima immagine,
E nasce, vedete, ai margini della pianura campana, quindi in una posizione di controllo delle vie naturali che portavano verso l'entroterra, verso le Forche Caudine, a poca distanza da Capua, che è sicuramente il centro più importante della pianura campana nell'età del ferro. E a Suessola visse per lunghi secoli, fino all'età romana, alto medievale, e poi fu abbandonata. L'abbiamo visto prima nel documentario, il sito della città antica divenne campagna. Acerra invece sorge, vedete, nell'ansa del fiume Clanis e assunse la forma di città molto più tardi, soltanto con la concessione della Civitas sine suffragio negli ultimi decenni del IV secolo, e lo racconta lo storico Livio. E siamo in un momento, quindi, tra la prima e la seconda guerra sannitica, quando ormai la Campania è quando il potere di Roma sulla Campania si va consolidando. Ora, la storia di Acerra è da sempre connessa a quella del fiume Clanis, un fiume molto particolare che insieme una ricchezza ma anche una dannazione per questo territorio per la sua tendenza ad impaludarsi. Tutti voi conoscete dei toponimi come Pantano di Acerra e altri toponimi che rendono appunto conto di questa caratteristica del fiume, che poi a partire dal XVI secolo è stato bonificato, il cui corso è stato regolarizzato nei Regi Lagni. Ora, se andiamo avanti, ho riportato nell'immagine successiva queste parole di uno studioso del XIX secolo, il Belloc, e devo dire che leggendo le sue parole si fa oggi un po' fatica, diciamo, a riconoscere il quadro che descrive. Parlando proprio delle rovine di Acerra, dice che appunto esse sorgono nel cosiddetto bosco di Acerra, bosco però che non corrisponde esattamente al nostro concetto di bosco, ma è molto più somigliante, dice, ad un parco inglese, cioè un'ampia distesa di prati con qualche albero qua e là, con un sottofondo fatto di cespugli, suolo paludoso, e poi conclude dicendo: su questo luogo, come su nessun altro della pianura campana, si stende un'aura di poesia tutta particolare. La profonda solitudine, il silenzio del bosco, lo sfondo delle montagne in lontananza, i ruderi ricoperti di muschio che stanno a ricordare la storia passata. Ecco, come evidente, lo sappiamo tutti, il territorio di Acerra ha subito molte trasformazioni nel corso del tempo, ancora di recente, da ultimo con l'attraversamento per esempio della linea ferroviaria dell'alta velocità, però la storia e l'archeologia possono contribuire a ricostruire il paesaggio, tutti i paesaggi che noi ricostruiamo attraverso le tracce archeologiche, andando a ritroso nel tempo fino alle prime fasi di occupazione di questo territorio. E poi l'archeologia, devo dire, proprio con gli strumenti, diciamo, suoi propri, può e deve avere un ruolo positivo, signor Sindaco, e questo è il ruolo che noi ci siamo dati anche con l'inaugurazione di questo museo, deve avere un ruolo positivo nella difesa e nel recupero dei territori, nella loro valorizzazione, cioè attraverso la salvaguardia di un patrimonio culturale che, diventando patrimonio identitario, può indicare le direttrici per uno sviluppo sostenibile, cioè rispettoso dei sistemi naturali, dunque dell'ambiente, ma anche del paesaggio culturale, paesaggio inteso come palinsesto e frutto dell'azione e dell'interrelazione continua tra l'uomo e la natura. E devo dire, in questa direzione va certamente l'impegno profuso anche dall'Università di Salerno, e qui in sala il professore Cerchiai, che è studioso e profondo conoscitore dell'archeologia della Campania e che da anni, affiancando l'azione della sovrintendenza, va conducendo campagne di scavo scuola attraverso una concessione appunto di scavo nell'area del foro della città romana di Suessola, sulla quale, come abbiamo visto, sorge il casino Spinelli, signor Sindaco, che è impegno di tutti dover recuperare, perché è un'altra grande ricchezza del territorio che va ripresa e riportata e restaurata. Adesso molto velocemente, se andiamo alla prossima diapositiva, vediamo un attimo l'allestimento. Questa sera vedremo un assaggio, diciamo, di quello che sarà il futuro allestimento, in particolare la prima sala che tratta appunto, partendo con un percorso che va a ritroso nel tempo, dalle ultime fasi, quindi dal castello fino ad età romana. Devo dire, l'allestimento è stato coordinato con grande perizia da Giovanna Ronga della società Poichia, poi dirò appunto il nome di tutte le altre persone che hanno collaborato.
Quindi si inizia, andiamo avanti con l'illustrazione del castello, le cui prime documentazioni risalgono all'età longobarda e che dalla fine del XV secolo, da fortezza con caratteri difensivi, si trasformò invece in residenza nobiliare, dotata di bellissimi giardini, così recitano le cronache. Vedete che nell'immagine a destra c'è la riproduzione della decorazione muraria a tarsie policrome che fanno parte della fase del castello del XII secolo, e poi invece in basso vedete le ceramiche che abbiamo visto anche nel documentario di prima, il cui studio si deve al prezioso contributo di Mimmo Camardo. Il castello, andiamo avanti, come sappiamo tutti, presenta una planimetria particolare che riprende la forma di quello che dovrebbe essere il teatro della città romana di Acerra, quindi uno dei pochi monumenti pubblici noti della città antica che, come vedete, ricalca l'attuale, cioè nella prima immagine si vede l'ingombro del centro antico, della città antica, che ricalca il centro storico attuale. E proprio nel corso delle indagini condotte nel castello sono venute alla luce le strutture che fanno parte della scena, della Scène France, appunto, del teatro di Tar Romano. L'allestimento della sala si deve ad Aurora Lupi e Francesca Longobardo, con il supporto di Antonella Terracciano, che hanno potuto poi contare sull'esperienza di Carlo Serino, dell'Equilibrarte, e poi della perizia di Giuseppe Castaldo, il quale appunto va veramente ringraziato perché ha risolto con grande dedizione tutti i piccoli problemi tecnici che inevitabilmente sorgono proprio nell'ultimo miglio. Andiamo avanti velocemente per vedere quali saranno invece, ecco, le prossime sale dedicate ad Acerra, sempre dall'età romana, risalendo indietro nel tempo alle fasi preistoriche, e poi a Suessola, dove ancora una volta si partirà dalle fasi più recenti per arrivare alle fasi più antiche. Per lo studio del territorio e dell'organizzazione del territorio invece siamo grati ad Amedeo Rossi, che appunto ci ha supportato per la ricostruzione, per il tema della ricostruzione dei paesaggi. Allora, adesso vorrei un attimo dare la parola appunto a Daniela Giampaola per dire ancora qualcosina, signor Sindaco, invece sul logo e sul progetto grafico. Chiedo anche alla regia, noi abbiamo anche delle immagini, poi possiamo... Ah, esatto, va benissimo. Allora, ringrazio Teresa per avermi coinvolto in questa iniziativa. Un'iniziativa per me particolarmente importante, sono particolarmente felice di partecipare, anche se purtroppo è arrivata poi poco dopo il momento in cui io sono andata in pensione. Ma detto questo, per me oggi è veramente una festa È stato molto bello ripartecipare con i colleghi all'allestimento, che è stata una cosa che era stata pensata molto tempo fa. Ma soprattutto è stata anche un'occasione per ripensare, forse con un po' di nostalgia, non so bene, comunque ripensare a che cosa ha portato al museo. Ora, è una cosa che io ho detto anche in altre occasioni e che per me è molto importante, perché l'aspetto della comunicazione deve essere sempre assolutamente legato all'aspetto della conoscenza e all'aspetto di un intervento capillare sul territorio. Detto questo, questo museo non sarebbe stato possibile se non fosse venuto dopo, nel corso e dopo, di un'intensissima attività sul territorio, fatta anche in condizioni non, il sindaco mi guarda, in condizioni non sempre facilissime, diciamo, di accoglienza di questa attività, fatta nel controllo delle attività edilizie private che si svolgevano nella città. Gran parte delle
antichità dei resti che saranno esposti nell'allestimento del primo piano dipendono proprio da questa attività. Quindi i materiali delle aree delle necropoli, i materiali delle ville rustiche, insomma sono stati anni in cui veramente si è fatta quella che viene comunemente chiamata l'archeologia del paesaggio in modo assolutamente attivo. Accanto a questo, un'altra cosa è Acerra, proprio la parte del territorio di Acerra è stato un battistrada in questo tipo di interventi. Nello stesso tempo un altro elemento forte è stato quello delle opere pubbliche, a cui ha accennato il sovrintendente a proposito della TAV. Ma ad Acerra questo aspetto delle opere pubbliche è stato curato già, credo, la mia memoria ormai non è più perfetta, nel 1997, con questo primo intervento che era quello della circumvesuviana da Pomigliano ad Acerra, che in particolare... Sì, che ho finito, volevo solo evidenziare... Ho finito. Che in particolare stavo parlando delle opere pubbliche importanti e la Vesuviana importante. Che hanno convissuto con il sondaggio del territorio. E per concludere, io credo che sia questa sempre la strada da seguire, cosa che la sovrintendenza fa con grande forza e grande impegno. Abbiamo concluso. Benissimo, perfetto. No, perché ha parlato di un modello Acerra che mi sembra la dimostrazione di come si possa poi fare sviluppo urbanistico, qualità del costruire, consumo del suolo in modo lungimirante, ed è una sfida che deve vincere il nostro paese, perché il nostro paese è ricchissimo di opere pubbliche. Penso adesso ad esempio a questo benedetto finalmente prolungamento dell'alta velocità da Salerno fino a Reggio Calabria su una rotta che era territorio della Magna Grecia. Immagino che a ogni piè sospinto ci saranno delle sopravvenienze e quindi bisognerà gestirle. Abbiamo anche un minuto di immagini proprio della sala in anteprima, così magari la regia le può far vedere, questo soprattutto a beneficio di chi ci sta seguendo in diretta Facebook. Magari non so se la sovrintendente vuole commentarle anche un po' a braccio, visto che insomma siete... Vabbè, c'è già il... Ecco, questa è la sala che stiamo per andare a inaugurare. Beh, davvero molto bello, davvero, cioè ci passano i millenni di un'eredità storica straordinariamente importante. Ci avviamo a concludere questa parte. Sì, prego. Le passo il microfono, poi ascolteremo il maestro Giannini e infine il sindaco ci inviterà poi. No, prego. Che stava appunto, di cui stava parlando la dottoressa Giampaolo, è che è fondamentale, cioè per fare un museo, per comunicare bisogna che ci siano i contenuti, e i contenuti sono frutto del lavoro di decenni, frutto di
attività non sempre fatte in condizioni tranquille, il sindaco appunto lo sa, ma che ci hanno permesso per esempio adesso di fornire la città di uno strumento importantissimo, quello della carta archeologica, che quindi costituirà la guida anche per tutta quella che sarà l'attività di programmazione futura. Allora, se mettete un attimo la diapositiva successiva, volevo semplicemente illustrare il logo che è stato scelto per il museo, perché credo che questa sia una cosa interessante. Allora, abbiamo detto il territorio di Acerra comprende due città antiche, ma la storia di questo territorio inizia molto prima e ce lo rivelano proprio gli scavi dell'alta velocità, che hanno messo in luce interi villaggi e necropoli che risalgono ad età preistorica, dal periodo neolitico fino all'età del bronzo. E il logo fa parte, viene proprio da un frammento dell'età del bronzo medio, quindi del 1500 avanti Cristo, di cui è stata graficizzata la decorazione e poi trasformata in logo. Andiamo avanti. E su questo è stato fatto anche, grazie appunto poi al supporto del comune, tutto lo studio della brand identity, per anche da utilizzare poi nelle varie tutte le varie attività, diciamo, legate anche al museo. Andiamo avanti, faccio vedere rapidamente il colophon con tutti quelli che hanno lavorato, praticamente nominato tutti. Vi ricordo soltanto che il progetto grafico è dell'architetto Luigi Cappelli. E con questo appunto là potrete trovare i nomi di tutte le persone che hanno collaborato e che ringrazio. Il nostro percorso non finisce qui, ma da lunedì, non dico da domani perché è sabato, ma da lunedì rinizia. Grazie. Intanto mi complimento per l'acronimo, che è molto bello, facile da ricordare, e credo si presti a delle belle operazioni di brandizzazione, quindi complimenti per tutto il layout, per tutta la creatività. E ripeto, ci avviamo alla conclusione, all'inaugurazione della sala, all'apertura di questo primo nucleo del museo, e volevo che il maestro Giannini ci salutasse con una sua ultima considerazione. Abbiamo fatto un viaggio meraviglioso nel tempo, che la sua arte, maestro, non la sua voce, perché sarebbe banale, la sua arte arricchito, impreziosito, e io penso alle migliaia di ragazzi che verranno a visitare il museo, a coloro che attraverso i social lo vedranno, alle manifestazioni e agli eventi in cui sarà proiettato, e grazie a lei saranno trasportati in questo viaggio meraviglioso. Grazie davvero con tutto il cuore, e ripeto, qualche sua considerazione conclusiva. Guarda, io purtroppo non ho più immagini da commentare, le commenterei volentieri, ma sono contento di aver assistito a questo momento, grazie a lei e grazie alla signora, per cui ho imparato ancora qualcosa in più, ma lascio la parola al sindaco, che giustamente dovrà dirci qualcosa come finale. Yes. No, però strappiamo una promessa al maestro Giannini, siccome ci sono lavori importanti tra casine, mulini, palazzi, eccetera. Quando queste opere saranno completate, vedo la direttrice del parco, in un tempo ragionevolmente breve, sarà il maestro Giannini ad onorarci della sua presenza e di bene commentare. Quindi abbiamo già, non so se c'è qui il collaboratore, il red manager del maestro Giannini, firmiamo subito il contratto e siamo a posto, insomma. Va bene. Grazie ancora al maestro Giannini, che ha arricchito davvero tutti noi con il contributo della sua arte e della sua passione civile. Grazie. La parola al sindaco Raffaele Dettieri per concludere la manifestazione. E poi andiamo giù ad inaugurare, ovviamente. Intanto voglio ringraziare pubblicamente la sovrintendente, la dottoressa 54 e la dottoressa Giampaola, perché quello che stiamo facendo oggi, io ho avuto modo di dirlo nel mio intervento iniziale, oggi stiamo promuovendo l'identità e la storia della città di Acerra, stiamo promuovendo con orgoglio la cultura acerrana, cercando di creare un legame tra i cittadini e la loro storia, in modo da dare loro un'identità di cui andare fieri e orgogliosi. Questo è avvenuto perché qualcuno con tenacia, e mi riferisco alla dottoressa Giampaola, che faceva riferimento ad attività fatte anche non in condizioni agevolate,
ma la sua tenacia è riuscita a superare e a lavorare anche in queste condizioni e oggi ritroviamo reperti che ci consentono di aprire questa sala. E proprio questo, tutto questo andava valorizzato con il lavoro di oggi, noi l'abbiamo compreso da qualche tempo, tant'è vero che una proficua collaborazione ha consentito che tutto questo oggi potesse accadere. Collaborazione che sta continuando, perché mi risulta che gli uffici collaborano e lavorano con più celerità, tanti scavi si stanno facendo sul nostro territorio e in maniera ordinaria oggi gli archeologi stanno sui nostri cantieri con l'aspettativa che emergano tracce che ci consentono di conoscere la nostra storia. Quindi più il lavoro di comunicazione con il cittadino intensifica questo rapporto e questa conoscenza e più questa collaborazione diventerà interesse di ogni cittadino. A proposito di questo, anche la collaborazione che abbiamo instaurato nella redazione del PUC, nell'individuazione delle zone di interesse archeologico, sono la dimostrazione che c'è un interesse da parte di chi amministra la comunità a tutelare la propria storia. Più questo interesse diventa a favore di molti, più questo interesse è esteso nella parte della cittadinanza e più chiaramente è alto il senso di responsabilità anche di chi amministra seguire queste attività. Questo è stato l'intervento iniziale che ho fatto, le parole della dottoressa Giampaolo e della dottoressa 54 vanno nella stessa direzione. Quindi questo docufilm nasce dall'interesse comune a valorizzare la nostra storia. Oggi l'abbiamo fatto in maniera, secondo me, egregia. È chiaro che ci siamo ritrovati a fare due conferenze che sono due cose completamente diverse. Da una parte c'è la comunicazione qualificata, ma è la comunicazione, d'altra parte c'è la storia e l'archeologia con la sovrintendenza, che è un momento qualificato, che è totalmente, diverso, ha un altro valore, perché ha un valore storico e anche di certificazione delle cose che troviamo. E quindi a questo punto non ci resta che scendere e guardare ed andare ad inaugurare questa prima sala. Siamo pronti? Bene, allora procediamo scendendo di un piano, perché la bellezza di questo castello è che è multifunzionale. Ovviamente faremo accomodare prima il sindaco, la sovrintendenza, il maestro Giannini e pian piano avremo modo, un gruppettino alla volta, di visitare le sale. Mario naturalmente si occuperà di smistare il traffico. Grazie a tutti. A proposito, vi ricordo che poi la trasmissione del documentario, ditelo anche ai vostri amici, andrà in onda poi su Canale 21 domani sabato 4 giugno alle 20:05 e domenica 5 giugno alle ore 19, quindi doppio appuntamento anche sul canale 21.